forse una premessa che è necessaria. Questo impegno che ho contro le leggi elettorali, non soltanto quello che ha portato all'annullamento del Porcellum, che è una storia che era iniziata prima, iniziata esattamente nel dicembre del 2007, per essermi per la prima volta opposto all'ammissione di un referendum che, pensate un po', chiedeva di dare il premio di maggioranza alla lista invece che alla coalizione. Sono passati 8 anni e siamo tornati alla ragione del mio impegno contro le leggi elettorali, perché adesso il premio di maggioranza viene dato ancora una volta alla lista. Uno potrebbe dire che questo è un segno della inutilità dell'agire, perché tutto sommato, se per abrogare il Porcellum, per avere l'Italicum, anche qui piccola precisazione che nella voce non si sente, Italicum va scritto con la K al posto della C, questo per dare un segnale. L'Italicus invece non va. Ecco, questo tra l'altro è un impegno che attualmente ha. Allora, davanti a 6 tribunali la legge elettorale europea. E anche questo serve per vedere come ci sono problemi connessi, perché le azioni iniziate prima con l'atto di citazione siamo arrivati alla precisazione delle conclusioni, perché siamo molto lontani. Poi alla fine si è studiato un altro sistema, cioè dei ricorsi, ex articolo 702 bis, sono dei ricorsi d'urgenza. E questi qui, dei 4 fatti con 702 bis, 3 sono già approdati in corte di costituzionale. Il primo, che è una questione che ha anche altre implicazioni, perché riguardava la contrarietà alla Costituzione e ai trattati della soglia del 4%, alle elezioni europee, è stata discussa in Corte Costituzionale il 14 di aprile e non sappiamo ancora quale che sia il risultato, cioè non lo sappiamo perché continuano a rimandare, perché notizie che si hanno, ci sono pesanti interferenze su un orientamento della Corte Costituzionale, diciamo, di accettare quel nostro ricorso, e tra l'altro fatte in maniera diversa. Ovviamente Mattarella è una persona gentile e mite e interviene sulla Corte Costituzionale in maniera meno pesante di Renzi, ma c'è anche questa questione che ne coinvolge un'altra. Noi siamo di fronte alla Corte Costituzionale che ha annullato il Porcellum a un'altra Corte Costituzionale già, e i segnali ci sono avuti, come è stata la sentenza 50 di quest'anno sulla legittimazione della legge del Rio, cioè delle elezioni di secondo grado, cioè dove province e città metropolitane, le province devono essere, stanno lì per caso perché dovrebbero essere abolite, ma la città metropolitana, che era stata considerata il nuovo modello di governo del territorio nelle parti più importanti, è stata legittimata questa elezione di secondo grado, cioè dove dei consiglieri e dei sindaci si eleggono se stessi senza nessun controllo della. E questo è sorprendente, anche se è uno sviluppo logico, nel senso che quando si parte dall'idea che alla sera delle elezioni si deve sapere chi ci governerà, bisogna fare un passo avanti. Con le elezioni di secondo grado, così si sa chi ci governerà la sera prima delle elezioni. E indubbiamente rappresenta, in un mondo pieno di incertezze, di pericoli, avere almeno questa certezza indubbiamente è qualcosa che può fare. Ora sono appunto 6 per la legge elettorale europea, 4 sulla leggi elettorali regionali, anche qui cosa che è abbastanza sfuggita, da quando il Senato dovrà essere eletto in secondo grado dai consigli regionali, si sono accentuate le leggi elettorali regionali in senso ancora più maggioritario di quanto lo fossero prima. Ed è questa una cosa che, diciamo, nel dibattito dell'opinione pubblica, che è concentrato solo sull'Italico, se ne parla poco. E ci sono poi 4 ricorsi contro le città metropolitane, Milano, Torino e Napoli,
e una provincia, quella di Avellino, perché si è trovato lì qualcuno che volesse fare il ricorso, però diciamo molto ma molto poco, e io trovo già questo fatto che è stata una sottovalutazione. È passato con la legge del Rio, con le elezioni di secondo grado, un principio gravissimo, a cui non c'è stata reazione, anzi a cui hanno partecipato anche forze che adesso si oppongono più o meno veementemente alla, invece all'approvazione dell'Italico. Non solo, perché nelle province e nella città metropolitana per la prima volta avevamo un meccanismo dove si poteva presentare una lista unica con un numero di candidati pari a quello che eleggerlo. E questo è successo nel 16% delle province, dove ancora di più il candidato presidente della provincia, che è rimasto distinto da quello della città metropolitana dove non sarà mai eletto direttamente, dove invece addirittura l'accordo sul presidente è avvenuto circa nel 30% dei casi. E abbiamo avuto anche liste unitarie, cioè che andavano pari al numero da eleggere, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Se dire estrema sinistra in casi del genere fosse un po' esagerato, fossero stati un po' più estremi non avrebbero accettato di entrare in liste del genere, cioè con un tipo di operazione che nella nostra vicina Svizzera invece la hanno una regola tutto sommato sensata: quando il numero dei candidati è pari al posto da eleggere non si fanno le elezioni. Candidati sono 5, devo eleggerne 5, quei 5 lì sono automaticamente nominati, almeno si risparmia, diciamo, la farsa di una elezione, perché altro elemento importante in questa discussione che viene, non viene mai sottolineato, dove la partecipazione alle elezioni è un elemento assolutamente secondario. Noi abbiamo avuto un solo caso dove si collegava la partecipazione alle elezioni a un numero minimo di partecipanti, erano nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti quando c'era una lista sola. Ora, se c'è una sola lista in quei comuni, se non andava a votare almeno il 50% della popolazione, bisognava ripetere le elezioni, cioè sembra un ragionamento anche questo giusto, e invece questa questione è fuori dal dibattito anche da chi si oppone a questa legge elettorale. Che vadano a votare il 38%, come è successo l'ultima volta in Emilia-Romagna, il 60-80% è assolutamente indifferente. Le elezioni sono sempre valide. E questo è, diciamo, uno strumento ulteriore per aggirare quei principi che invece la Corte Costituzionale, che forse ha avuto un timore del troppo coraggio che aveva dimostrato appunto annullando il Porcellum, quando aveva fissato l'esigenza di una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza. Infatti adesso nella nuova legge c'è una soglia minima, anzi fanno vedere che è particolarmente elevata. Pensate un po', nel primo progetto era il 37% e adesso è arrivato al 40%. Però 40%, anche qui, 40% del 35% di votanti ha un altro significato. Ma non solo, io ho quasi il sospetto che sia stato elevato dal 40% dal 37% al 40% proprio per mettere in discussione il principio della soglia minima, cioè di favorire il ballottaggio rispetto all'elezione diretta. Io trovo, per i principi costituzionali, che dare il 54% dei seggi a chi ha solo il 37% sia poco, ma addirittura invece a darlo adesso alle liste che vengono ammesse al ballottaggio senza che ci sia una soglia minima di partecipazione di queste liste ammesse e di partecipazione poi anche col 20 si può dire. Teoricamente, ma questo però è tutto un problema che è insito nella stessa idea del premio di maggioranza, dove anche qui qualcuno aveva certo il problema del linguaggio, è essenziale, perché non si possono fare delle azioni decise se non si hanno le idee chiare, e non è possibile avere idee chiare se il linguaggio è la neolingua di Orwell, cioè che vengono chiamate in un modo delle cose che sono esattamente il contrario. Pensiamo a una parola nobilissima per me, che sono socialista, di riforma.
Riforma ha sempre significato, vuol dire migliorare il testo che c'è, riformandolo, come la riforma della religione è stato comunque un passo in avanti. Adesso invece riforma significa semplicemente cambiamento. Io cambio quello che c'è e in questo modo lo riformo. In realtà, infatti, anche qui sul linguaggio, se cominciamo a usare piccole cose, la K al posto della C per l'italico, e chiamare questo disegno di legge di deforma costituzionale, già forse riusciamo a trasmettere in un modo molto semplice dei concetti, perché se no il problema di scambiare questa cosa per una riforma, che nella gente è ancora un fatto positivo, se uno vuole riformare vuol dire che è un riformatore. Non solo, adesso ci sono tanti, una serie di pericoli, raccontavo prima che tutte queste azioni sono state rese possibili perché ci sono delle norme vigenti nel nostro ordinamento per cui quando si tratta di diritti elettorali le azioni sono esente dal contributo unificato. Contributo unificato che nella parte minima sono 650 euro. Io non so quante se ne sarebbero riuscite a fare queste azioni che sono in piedi se già c'era il balzello di 650 euro. Nei 15 tribunali in cui siamo davanti non è mai stato chiesto, hanno cominciato a chiederlo adesso impugnando le città metropolitane di Torino e di Milano. Ed è, diciamo, una invenzione, una cosa nuova, ma un ulteriore ostacolo per impedire che si possa anche questo strumento, che a mio avviso non va sicuramente sopravvalutato, però che se non ci fosse stato, noi non saremmo arrivati al punto di aver annullato quella legge Porcello, che ha introdotto questo premio di maggioranza, appunto anche qui, premio di maggioranza. Forse si poteva chiamare premio di maggioranza quello della legge Truffa del 1953, perché veniva assegnato a chi nelle urne pigliava il 50% più un voto. Questo invece è un premio alla minoranza perché diventi maggioranza. E c'è una contraddizione insanabile, che il premio è tanto più alto, anche adesso, quanto minore il tuo consenso elettorale. Se tu pigli il 40%, hai un guadagno del 14%. Se tu per caso hai il 45% dei consensi, il premio dà soltanto 9%. Non solo. Più è alto il premio, più è casuale come si distribuiscono i seggi assegnati dal premio di maggioranza, perché non sono eletti, scelti nel collegio dove sono candidati. Il premio viene dato, e anzi ne approfitteranno sicuramente sempre di più quelli che non sono stati scelti dai loro elettori. E qui abbiamo il contrasto con quello che è un altro principio dell'articolo 48, che il voto, oltre che essere uguale e libero, deve essere anche personale. E su questo punto, prima si è parlato della Germania che non ha abolito l'articolo 18, questa nostra legge davanti alla Corte Costituzionale tedesca non avrebbe la possibilità di passare. Loro hanno un loro articolo 38 uguale al nostro 48, dove ne hanno sempre fatto un'applicazione rigorosa, e uno di queste è che nessuno può essere danneggiato o svantaggiato dal comportamento elettorale di elettori in una circoscrizione dove non è candidato. E questa questione qui, invece, con qualunque premio di maggioranza, questo problema invece c'è, perché ci sono persone che beneficiano nelle leggi regionali. Ho fatto il caso che è andato in Corte Costituzionale, si discuterà il 7 di luglio, della Lombardia, specialmente dove è possibile il voto disgiunto. Cioè all'elettore viene spiegato che lui, siccome deve leggere direttamente il commiato col sindaco, questa roba molto demagogica, ti sceglie chi ti deve governare, allora io posso votare per il presidente della regione solo per lui, posso votare per lui votando una lista che è a lui collegata, e in alcune regioni posso anche votare per lui votando per delle liste candidate a un altro candidato presidente. Dopodiché però non viene spiegato nell'informazione, perciò anche qui c'è un problema di libertà di voto, che se uno fa questa scelta del voto disgiunto, nessuno gli ha spiegato che i voti dati al presidente
sono la base per dare un premio di maggioranza alle liste a lui collegate e solo a lui collegate. Perciò è successo tranquillamente in Lombardia alle ultime elezioni che se uno a cui non piace Ambrosoli, e in effetti aveva ragione, non piaceva Ambrosoli, ma questo è un altro, e che perciò votava per una lista collegata ad Ambrosoli a Brescia, che il suo gradimento faceva eleggere i Fratelli d'Italia a Como. Questo è il meccanismo, e questa norma è così, ma è inevitabile, cioè è inevitabile. Io devo distribuire dei seggi in più rispetto a quelli conquistati sul campo. E questa cosa sono un problema di elaborazione degli algoritmi, si cerca di contenere gli effetti perversi che c'erano addirittura nella prima proposta di Italicum, adesso che nella maggioranza dei casi restano dentro alla stessa circoscrizione, che vuol dire nella stessa regione, ma comunque c'è comunque una emigrazione del voto e un premio di quelli che ne beneficiano. E addirittura il voto dato per una lista che non riesce a raggiungere l'elezione di voto di preferenza nel suo collegio può andare a beneficio della stessa lista ma in un altro collegio, dove perciò per primo verrebbe eletto il capolista, perché il capolista non è soggetto al voto di preferenza. Perciò quando si fa il calcolo che ci siano delle elezioni dove i capolista, che teoricamente sono pochi perché ce n'è uno per ogni collegio, sono 100 in totale i collegi, su 630 deputati ne avremo 100, no, non è così, perché questo vale per ogni lista, e perciò specialmente le liste dei partiti medio-piccoli, se avranno degli eletti, sono eletti esclusivamente i capolista, e perciò da questo punto di vista il calcolo secondo la comportamento che tra il 70, il 60 e il 70% dei futuri parlamentari siano dei capilista che sono stati scelti prima, anche questo è uno dei problemi che è sicuramente sul piano. Perché qui emergono una serie di problemi dove anche qui si costruisce una leggenda come l'attacco ai partiti, definita l'Italia come un paese partitocratico. Questo non è vero. I partiti esistono come realtà, ma non hanno niente a che fare col modello designato dalla Costituzione, dall'articolo 49. Noi siamo l'unico paese importante in Europa dove non c'è una legge organica sui partiti politici. I loro statuti sono statuti di associazioni di diritto privato, può andare bene per la Bocciofi, pur esercitando delle funzioni, delle